Questo pomeriggio mi trovo all'Istituto Comprensivo Ercole Patti di Trecastagni per la conferenza Navigazione consapevole, perché è importante conoscere. Se si vuole evitare, bisogna conoscere e prevenire, perché la realtà di ogni giorno è il web per i ragazzi. Sono molto attratti dalle chat, dai social e quindi non avere delle informazioni, specialmente i genitori, perché i genitori presi dal lavoro non si possono dedicare a tutto l'avanzamento tecnologico. I ragazzi lo sanno perché sono curiosi, sono interessati a questo mondo, non per niente sono i nativi digitali, come diceva Mark Preske. Quindi io sono qui per informare sia i docenti e sia ai genitori. E poi parlo ai ragazzi con uno spettacolo, quindi tutto il sexting, grooming, cyberbullismo e quant'altro viene veicolato attraverso il canto, la recitazione e il ballo. Questa è una formula nuova di comunicazione, lo faccio perché sono anche un maestro di musica e quindi riesco a fare legalità con l'elemento musicale. E sicuramente il ragazzo rimane un po' così attratto e quindi sta molto attento a quello che io dico, anche perché il ragazzo diventa interattivo. Oggi ho finito questo appuntamento e ho informato di tutti i pericoli, che sono molti. E la cosa più importante è la dipendenza, quindi la nomofobia, che è un rischio, e poi tutti i pericoli del web, l'adescamento, lo scambio di immagini fra coetanei. Perché, come ho spiegato, quando la ragazza invia una foto intima, non è perché è una poco di buono, è perché si fida del ragazzo e perché ha una simpatia per quel ragazzo. Quindi cede, e una volta che invia, il web non conosce oblio. Quindi, anche se poi si vengono cancellate dalle autorità, dalla polizia postale, rimangono. E quindi bisogna stare attenti, perché il web non puoi cancellare quello che hai inviato.